Buongiorno, buongiorno a tutti. Io non ho presentazioni PowerPoint, vedrò di essere abbastanza rapida e spero di essere comunque chiara, perché il professor Bonvecchio ci ha detto che non erano necessarie, anzi tende di solito a non farcele fare perché dice che sennò non siamo bravi nel parlato. Quindi, niente, inizio. Allora, come sapete mi occupo di arte contemporanea e soprattutto di quelle pratiche artistiche che entrano a stretto contatto con il tessuto sociale. Ogni giorno siamo sempre più consapevoli, infatti, di far parte di una società sempre più individualista, in cui la coesione sociale e la lotta per ideali comuni appaiono ormai valori molto lontani. E ho infatti ipotizzato in apertura del progetto di ricerca, come già vi spiegavo anche a dicembre, una possibile cura a questo squallore spirituale nell'arte contemporanea come mezzo di comunicazione per la creazione di nuovi percorsi simbolici sentiti e condivisi. Ho rivolto fin da subito la mia attenzione allo studio di quei progetti artistici che selezionano un'audience, diciamo, non classica, ovvero un'audience composta non da figure specialistiche di settore del mercato dell'arte contemporanea, quali possono essere curatori, direttori museali, piuttosto che gallerie di alto rilievo. Ho però avvertito durante questo anno di studio l'esigenza di tralasciare per un attimo una corrente artistica di cui invece mi ero tanto diciamo, dedicata, che è l'arte pubblica. Ritengo infatti ad oggi che incanalare il mio studio seguendo una sola corrente artistica mi spinge ad avere un punto di vista sulla questione molto limitato, perché comunque si fa riferimento sempre, quando si parla di un'etichetta artistica, a determinati critici e a determinati testi bibliografici, e quindi questo mi sembra comunque una scelta non del tutto, diciamo, multidisciplinare e globale. Invece continuerò a precludere la scelta, sempre nel mio progetto di studio, la scelta di quei progetti il cui unico scopo, come ho specificato anche l'anno scorso, è il fine estetico e decorativo e semplicemente di arredo urbano. Per essere più precisa, quindi dirò che i progetti che verranno da oggi selezionati all'interno della mia ricerca sono progetti che hanno un fine comunicativo forte e ben preciso, che si impegnano a trasmettere un portato simbolico, solido e partecipato. Sempre durante la stesura del mio progetto, ritengo ancora di fondamentale importanza tralasciare tutto quello che riguarda lo studio dell'evoluzione delle pratiche artistiche, nel senso che secondo me oggi l'arte non è chiamata a interrogarsi su quelle che sono le modalità di realizzazione dell'opera. Questo è un discorso che è stato fatto a partire dai primi Novecento e, come anche la storia dell'arte ce lo spiega molto bene, è un discorso che secondo me oggi non ha molto più ragione d'esistere. Quello che invece la ricerca si vuole interessare è più che altro il ruolo che oggi l'artista deve assumere all'interno del contesto sociale, soprattutto perché siamo abituati a vedere, diciamo, una figura di artista sempre più, come possiamo definire, superficiale. Artisti che esplodono molto velocemente, diciamo pompati dal mercato dell'arte, ma come esplodono scompaiono molto velocemente. Quindi questo per me non è un fare arte che può essere, diciamo, utile al fine sociale e alla comunità in generale. L'artista infatti secondo me oggi deve riguadagnare un ruolo sociale ben preciso, in quanto ha una posizione credibile agli occhi del suo pubblico, che deve riconoscere in lui una figura guida alla comprensione di quello che la società ci vuole comunicare e di tutti i cambiamenti che la stessa società ci vuole mostrare. Per questo sono sempre più convinta, anche come ho spiegato a dicembre, che secondo me le pratiche artistiche debbano essere modificate, diciamo che ci debba essere una sorta di uscita da quelle che sono le pareti classiche, canoniche del fare arte, ovvero le pareti museali piuttosto che quelle della galleria, per arrivare ad avere una produzione artistica che sia molto più approcciata al pubblico e a quello che è la società stessa. Fare questo tipo di scelta, come ci spiegano tra l'altro i maggior testi di pianificazione artistica, non significa abolire le figure istituzionali e abolire quindi un fare e promuovere arte più canonico, anzi, a mio parere, è l'esatto contrario. Significa sensibilizzare e responsabilizzare ancora di più le figure
che sono chiamati in causa alla progettazione artistica e quindi ad aprire un nuovo dialogo tra quelli che sono gli artisti, quindi quelli chiamati alla progettazione, le istituzioni e quelle che sono le esigenze territoriali. Non va dimenticato infatti che una buona produzione artistica, a mio parere, è sempre indice di una società attiva e volano di una comunità dinamica di riflettere su se stessa. Quindi non è un discorso che può rimanere marginale, anche se sembrano delle pratiche a volte molto superficiali, soprattutto quando si parla di arte contemporanea, tralasciare un discorso di questo tipo è comunque limitativo. Sono comunque convinta ad oggi che tutto questo fare progettare d'arte non abbia alcun senso se e alcuna efficacia se però non vi è un'esigenza, una condizione a priori molto particolare. E ho avuto la possibilità durante questo periodo di dottorato di conoscere un professore che ha tenuto una lezione molto interessante durante le lezioni del nostro curriculum, il professor Mottana, che ha scritto un testo molto interessante che si chiama L'opera dello sguardo. Cosa ci insegna, professor Mottana? Ci insegna che tutte queste pratiche artistiche non possono essere capite e non hanno alcun significato se noi in primis non siamo in grado in qualche modo di reeducare il nostro sguardo e la nostra immaginazione. E secondo professor Mottana, e mi sento anche di appoggiarlo in pieno diciamo nelle sue teorie, questo cammino è un cammino che va intrapreso soprattutto all'inizio del percorso scolastico e dell'infanzia. Cioè i ragazzi vanno educati non a studiare l'opera d'arte in sé, ma andare oltre quello che l'opera d'arte ci vuole comunicare, quindi proprio è una questione di rielaborazione dell'immaginario. Lo scopo del progetto, quindi, confermo gli obiettivi che avevo dichiarato l'anno scorso, quindi approfondire l'analisi del ruolo dell'artista nella società postmoderna alla luce dei cambiamenti che questo comporta, capire in che direzione si sta evolvendo oggi l'opera d'arte e capire se può esistere quindi una concezione d'arte finalizzata al solo scopo espositivo e museale, capire i nuovi parametri di lettura dell'arte contemporanea e ipotizzare un possibile efficace ruolo educativo e sociale dell'arte contemporanea. Come avevo d'altronde già specificato, non mi aspetto dei risultati scientifici, perché comunque quando si parla di arte è ovvio che si rimane sul livello più astratto del discorso. Quello che però ci terrei a dimostrare è come comunque oggi l'arte contemporanea sia a tutti gli effetti un mezzo comunicativo molto efficace al pari di altri mezzi di comunicazione più utilizzati. E mi aspetto di avvalorare la tesi secondo cui una buona formazione critico-artistica in età scolare sia di fondamentale importanza a fornire alle generazioni future una differente chiave di lettura della società, soprattutto in un periodo in cui si discute molto, ad esempio, sull'eliminazione dell'ora di educazione artistica a scuola. Io credo che sia, diciamo, una scelta completamente sbagliata. Il problema non è tanto l'ora di educazione artistica, quanto più il metodo che viene utilizzato durante queste lezioni, cioè la totale inutilità della lezione stessa, che non è altro che diciamo, una lista di nozioni teoriche che nulla ha poi di efficacia a livello pratico e sociale, quindi più che altro investire nella critica all'opera d'arte più che nella nozione stessa. E il procedimento della mia ricerca avviene sempre tramite uno studio mirato bibliografico. La scelta dei testi avviene prima di tutto tramite una lista fornitami già durante il mio progetto di tesi di laurea specialistica, che per motivi poi ovvi, quando si fa una tesi di laurea specialistica non si ha lo stesso tempo che si può avere durante un dottorato per affrontare tutta la bibliografia, tramite un processo a ritroso della bibliografia su testi specifici, tramite la lettura di riviste specialistiche, perché quello di cui stiamo parlando è a tutt'oggi un fenomeno reale, quindi forse sono più utili gli articoli che la bibliografia storica. E tramite la segnalazione appunto di docenti che ho avuto modo di conoscere durante il dottorato, che comunque si occupano sia di direzione artistica piuttosto che di formazione artistica in età scolare. Durante quindi per tagliare, sì, per accorciare un po' i tempi, diciamo che appunto prevedo di continuare con lo spoglio della bibliografia,
in maniera sempre più mirata, onde evitare di cadere in errori di banalizzazione, e affiancare tutto questo anche ad uno studio mirato sul campo, perché ho avuto la possibilità, tramite la professoressa Cavadini, che è la direttrice del Museo di Lugano di Arte Contemporanea del Max Museo, di avere probabilmente, si parlerà nel prossimo anno, di avere una collaborazione alla realizzazione di un progetto sul territorio svizzero, e quindi di avere uno studio, diciamo, mirato sul campo. Questo è quanto.